È una notizia che ieri si trovava su tutte le prime pagine di giornali, anche quest'oggi, e lo IOR va avanti, ovvero l'Istituto per le Opere di Religione continuerà a fornire servizi finanziari alla Chiesa Cattolica in tutto il mondo. È una decisione presa dal Santo Padre, che appunto il Papa ha approvato, una nuova proposta sul futuro di questo istituto, riaffermando la sua importanza e, diciamo, per il bene della Chiesa Cattolica, della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, che naturalmente opera in tutto il mondo. Per parlare di questo abbiamo con noi il giornalista vaticanista Andrea Tornielli della Stampa. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, fra l'altro questa notizia c'era anche su Vatican Insider, che insomma dove lei scrive dell'inserto della Stampa dedicato alle notizie del Vaticano. In breve, sarà breve in effetti perché il comunicato non dice tanto di più. Che cosa significa questo comunicato? Che cosa dice? Diciamo, noi abbiamo alcune, diciamo, la notizia principale, anche se nessuno immaginava che poi alla fine sarebbe stato chiuso, è che dice che lo IOR continua a esistere. Ricordiamoci che di chiusura aveva parlato anche lo stesso Papa Francesco. Lo IOR, così come è adesso, è qualcosa che nasce da una riforma voluta da Pio XII nel 1940, si chiama Istituto per le Opere di Religione. Come dice il nome stesso, dovrebbe aiutare appunto le opere di religione, la carità, anche la carità del Papa, e nel corso degli anni si è trasformata, volente o nolente, in una vera e propria banca, anche se ufficialmente non ammetteranno mai in Vaticano che è una banca, ma con dei correntisti, cioè chi abita in Vaticano, ma talvolta anche con dei correntisti da fuori. E purtroppo gli anni 70, 80, fino a pochi mesi fa, è stata tante volte occasione di controtestimonianza evangelica, perché attraverso lo IOR sono passati, è passato riciclaggio di denaro e anche degli scandali che sono sotto gli occhi di tutti per la cronaca. Dunque l'anno scorso, con una decisione che il Papa aveva deciso, in realtà inizialmente aveva pensato di dover prendere più avanti nella riforma della Curia, ha dovuto mettere mano subito alle questioni finanziarie, creando una commissione referente incaricata proprio di studiare e di indagare sullo IOR, decisione presa a giugno sulla scorta dello scandalo Scarano, quel monsignore che venne arrestato per riciclaggio e che lavorava in Vaticano all'APSA. Il comunicato di ieri ci dice che lo IOR continua soprattutto come agenzia di servizi finanziari per il trasferimento di fondi a servizio della Chiesa in tutto il mondo e non soltanto del Papa e della Santa Sede, e dice però che è stata presentata una proposta allo studio, una proposta per il futuro, non dice qual è, ma ci si immagina che applicando sempre di più la trasparenza finanziaria possa, come dire, ritrovare la sua vocazione originaria, che non è quella di essere una banca, ma è quella di un ente che serve la Chiesa e le opere di carità nel mondo. Diciamo che il Vaticano e le missioni principalmente che sono nel mondo hanno bisogno di un istituto che regoli tutto questo flusso di denaro, che naturalmente serve. Pensiamo a quante missioni aiuta il Vaticano. Fra l'altro il Vaticano, se non sbaglio, è uno stato che probabilmente relativamente al proprio reddito, adesso dico un termine errato, comunque fa più beneficenza nel mondo, giusto? Sì, però diciamo bisogna considerare che lo IOR gestisce un patrimonio proprio di fondi propri, più gestisce un ampio patrimonio di fondi dei correntisti. Dunque non è che non si tratta solo di aiuti di carità che vengono, di soldi che vengono elargiti, ma si tratta anche di favorire ordini religiosi che hanno i conti allo IOR e che si servono dello IOR per fare delle transazioni finanziarie, per far arrivare i soldi là dove serve nel mondo. Uh-huh. Ecco, tutto questo, però è certo che attraverso lo IOR è passata e passa anche tanta carità. Dunque tutto questo si è deciso che continua, che va preservato, e vedremo in futuro con che forma, perché intanto delle cose stanno accadendo. Ricordiamo che lo scorso 24 febbraio il Papa ha istituito un nuovo Ministero delle Finanze centralizzato in Vaticano, la Segreteria per l'Economia, affidandone la direzione al cardinale australiano George Pell. Dunque i prossimi mesi saranno mesi densi di novità e di riforme che riguardano la Curia e anche di riforme che riguardano le istituzioni finanziarie del Vaticano.
Ecco, questo era un passo un po' inevitabile, il fatto che il Papa abbia deciso che lo IOR vada avanti, immagino, perché sarà non facile pensare a un organismo simile, magari ancora migliore per il futuro, mi sbaglio? Ma diciamo inevitabile, devo dire che sinceramente no, c'era chi pensava di chiuderlo, perché il punto è questo: se la Santa Sede si aprisse al suo interno una sezione staccata, che ne so, della Deutsche Bank, di una grande banca internazionale, io credo che molte cose potrebbero essere fatte ugualmente. Il problema è dato dal fatto che tutte le banche, anche le banche italiane, sono a rischio di riciclaggio di denaro, e avviene comunemente tentativi di riciclaggio di denaro. Ci sono le norme che cercano di evitare questo, ma non sempre si riesce a evitare, perché ci sono i prestanome, perché ci sono persone ingenue o persone disoneste. Ecco, che questo accada nelle banche di tutto il mondo è un dato di fatto, si cerca di combattere il più possibile il fenomeno, ma continua ad accadere. Se questo accade in una banca, certo, o in un istituto che non è banca ma che comunque viene visto come una banca, dentro la Santa Sede, dentro il Vaticano, cioè nel cuore della cristianità, questo, anche se è normale che venga in altre banche, è una cosa tremenda, perché costituisce, rappresenta una controtestimonianza evangelica di proporzioni enormi. Quanto male ha fatto lo IOR con gli scandali che sono passati attraverso di lui in questi anni, insomma, a livello proprio di immagine e di opinione pubblica, è un dato di fatto. Dunque c'era l'ipotesi anche di chiuderlo. Sicuramente per la maggior parte delle persone all'interno, anche dei consiglieri del Papa, non si poteva continuare così come era adesso, dunque bisogna accelerare tutti i processi di trasparenza, di controllo dei conti correnti, ed è probabile che in futuro il nuovo Ministero delle Finanze costituisca una specie di centrale per gli investimenti, e dunque siano centralizzati gli investimenti, vale a dire che lo IOR, i dicasteri della Curia Romana che hanno un loro portafogli, gli enti collegati che hanno una gestione di fondi, continueranno ad avere quei fondi come propri, ma la decisione su come gestirli e come investirli verrà presa da un'unità centralizzata in questo nuovo Ministero delle Finanze, e dunque chiaramente per farli fruttare di più e probabilmente anche per evitare che possano avvenire delle transazioni a rischio di infiltrazioni. Bene, allora grazie tante per essere stato con noi, diciamo rimaniamo sul pezzo, vedremo prossimamente che cosa succederà nei prossimi mesi, eventuali cambiamenti anche di gestione dello IOR. Grazie ad Andrea Tornielli per essere stato con noi. Grazie a voi. Arrivederci.